Qui siamo al Conservatorio Luca Marenzo in pieno centro di Brescia e questa è la biblioteca, la parte didattica della nostra biblioteca. Il Conservatorio Luca Marenzo di Brescia in pieno centro della nostra città era un convento degli Agostiniani ed è stato trasformato poco alla volta nel nostro conservatorio acquisendo un'aula dietro l'altra, una addirittura con gli affreschi di Pietro d'Acemmo. Abbiamo anche una stanza che conserva il nostro fondo prezioso con le musiche manoscritte a stampa che sono state oggetto dei processi di digitalizzazione. Invece con questo secondo progetto che appunto ha vinto il bando della Regione Lombardia abbiamo pensato di digitalizzare alcuni fondi di edizioni a stampa delle nostre musiche che sono conservate nel fondo prezioso ed esattamente questi fondi, il fondo Varia, il fondo Pasini, il fondo Soncini, il fondo Baresani e il fondo Brusa. Questi nomi sono i nomi dei donatori dei fondi, tutti musicisti o musicofili della fine dell'Ottocento bresciano. Le musiche che abbiamo digitalizzato sono per lo più musiche ottocentesche, però abbiamo anche alcuni esemplari della seconda metà del Settecento e anche alcune cose dell'inizio del Novecento. Poi abbiamo anche esemplari che praticamente sono unici, tipo questa sonata di Mozart, abbiamo una bellissima pastorale di Uboldi e poi soprattutto nel fondo Brusa abbiamo un bel repertorio di musica da camera, di opere sacre e profane, opere anche melodrammi di Verdi, trascritti per un quartetto d'archi. Roba rara, però era caratteristica delle musiche che si faceva nel nostro 800. La fondazione, come dice proprio la sua denominazione ufficiale, Biblioteca Morcelli Pinacoteca de' Pozzi, amministra appunto una biblioteca storica di 70.000 volumi antichi che nel 2017 ha compiuto, chiamiamo così, i suoi 200 anni di apertura al pubblico. Pinacoteca de' Pozzi, in nome di questo avvocato, insegnante de' Pozzi, lascia alla congregazione di carità che allora reggeva la biblioteca morcelliana, ed eravamo nel 1854, la sua piccola raccolta d'arte. Nello stesso tempo abbiamo la sezione archivi. Abbiamo partecipato al progetto della Regione Lombardia che riguarda appunto la Biblioteca Digitale Lombarda. L'ultimo progetto a cui abbiamo partecipato, che è durato circa un anno di lavoro qui in sede, ha visto digitalizzare migliaia di pagine manoscritte del Consorzio Irriguo della Seriola Vecchia e della Seriola Nuova, che sono i canali scavati fin dal XIV secolo nella pianura padana dal fiume Oglio. Contemporaneamente abbiamo anche scelto di digitalizzare, insieme ovviamente al progetto della Regione Lombardia, tutti i manoscritti di Lodovico Ricci, sacerdote intellettuale che ha corrisposto con tutti gli intellettuali d'Europa. Nello stesso tempo la Regione Lombardia ci ha proposto, sapendo che noi abbiamo un patrimonio di stampe, magari come numero non enorme perché sono 4.000, ma per rarità e preziosità dell'immagine rarissime, ci ha proposto anche di digitalizzare le incisioni. È stato ed è un progetto molto importante. La biblioteca esiste, funziona ed è aperta al pubblico dal 1750, quindi affonda le proprie radici all'interno del contesto culturale, della storia culturale della nostra città. È anche biblioteca storica di conservazione, che contiene al suo interno una ricca collezione di libri antichi, a stampa e manoscritti, che rappresentano la storia cittadina e rappresentano una parte importante del patrimonio bibliografico della città di Brescia. Per la prima volta ha partecipato al progetto Biblioteca Digitale Lombarda, offrendo una scelta di manoscritti, per la precisione 138 codici manoscritti, in prevalenza codici medievali, alcuni dei quali con miniature di grande pregio, che sono andati ad arricchire il patrimonio digitale della biblioteca e ad arricchire anche il patrimonio digitale della Biblioteca Digitale Lombarda. La selezione di questi manoscritti ha seguito delle linee ben precise. Volutamente abbiamo deciso al nostro interno di non puntare verso quei pezzi
particolarmente noti o conosciuti, per i quali vi è già una ricca bibliografia, tranne un caso particolare che è il caso del Codice Purpureo, che rappresenta veramente il libro più significativo e più ricco del fondo antico della Quiriniana. Abbiamo in realtà individuato una serie di manoscritti che hanno bisogno, la nostra linea guida è stata quella, oltre che di selezionare dei libri preziosi, preziosi dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista storico-culturale per la nostra città, anche quello di sollecitare attraverso la diffusione nella forma digitale, di sollecitare l'attenzione degli studiosi e dei ricercatori in maniera da stabilire un canale comunicativo tra la biblioteca che detiene il patrimonio manoscritto, oggetto appunto di questo progetto, di questo intervento, e gli studiosi che si occupano appunto di materiali antichi, in maniera da riuscire a stabilire attraverso questo canale comunicativo un interscambio virtuoso di informazioni sul libro, sulla storia del libro.